Oggi passo San Pellegrino, andiamo al rifugio Fucciade, gita facile anche oggi, ambiente trentino, quindi sempre spettacolare, cielo velato, temperatura 17 gradi, gita facile alla portata di chiunque voglia fare 100 metri di dislivello e un'ora di salita. Partiti! Allora, dove andiamo oggi? Allora, oggi andiamo verso il rifugio Fucciade. È una delle visite più conosciute, più rinomate della Val di Fassa. Si parte da Passo San Pellegrino, che è a 10 minuti da Moena. Abbiamo lasciato la macchina. La prima tappa dovrebbe essere al rifugio Miralago, dove c'è anche un piccolo lago. E poi si prosegue su una forestale nel bosco, che è un po' in salita, e ad un certo punto dovrebbe finire il bosco e dovrebbe aprirsi una bellissima vista dove si vedrà anche la cima d'uomo, che fa parte della catena della Marmolada. E quando arriveremo dovrebbe esserci il rifugio, che è segnato come aperto, degli animali, dei prati, delle panchine, e sul cartello del rifugio c'era il disegno delle marmotte, quindi speriamo che ci siano anche le marmotte vere. Vero Camilla? Le marmottine? Dice un'ora. Dovremmo arrivare intorno a 1982 metri, dove c'è il rifugio. L'arietta è freschina, si sente che siamo in alto. Non fa l'uccellino? Dopo te. E il cucù come fa? Cucù, bravo amore! E il gufo? Allora, 1915, vedi che questa è la traccia che uscirà dal bosco qua e poi arriva fino a qua, vedi il rifugio Fucciade, qua. Eccola qua, Fucciade. Lungo il percorso abbiamo incontrato questa scultura di legno con un gufo, si chiama Vivana ed è una ninfa che vive nel bosco vicino ai laghi ruscelli. Ecco, qui si apre il paesaggio. Qua siamo proprio dietro la Marmolada, in cima alla banca e Sas de Valfreida. Là. C'è ancora tanta neve perché quest'anno ha nevicato tantissimo da marzo in poi, infatti non qua ma su Pian di Neve ad Amello ci sono cumuli di 25 metri di neve che compattandosi creeranno 2 metri di ghiacciaio. Recuperiamo un po' di ghiacciaio, magari facesse tutti gli anni così. Guarda là! E guarda là dietro, che spettacolo! Ah, guarda che c'è un'altra strada che viene su di là. Bellissima questa gita. E qui anche da fare il mountain bike, bellissimo, perché tutte strade bianche, bellissimo. Qua si arriva su proprio anche con una gravel. Io sempre mountain bike andrò, perché puoi scendere dovunque, poi è anche più comoda, dai. Ma quelle sono le pale di San Martino, non cavalli quelli su là. Sono i cavalli selvaggi. Mm. Ecco, siamo usciti dal bosco, questa è la vista. Camilla dorme. Di essere ad aprire, guarda là quanta neve c'è sulla pista da sci. Ah sì, sembra già nevata. Anche là in fondo non si vede bene, ma c'è un sacco di neve, forse un ghiacciaio. Da qua Christian sembra uno sherpa tibetano con un mega zainone. Si sentiva un rumore strano e c'è questo mulino bellissimo.
eccolo, si vede il rifugio, eccolo là in fondo. Guardate là, altre montagne, altra neve. Christian, Camilla che dorme. Stanno spostando un po' le nuvole, si vedono meglio là in fondo quelle montagne. E comunque questa zona mi ricorda il rifugio Contrine e il dietro della Marmolada. Maestoso. Beh, là è molto più impressionante la parete, però qua è già bello. Si è svegliata. Il segno dello zaino. Vuoi venire fuori? Cosa stai facendo? Sono un po' grandi. Aspetta, te le faccio corte, te le faccio piccole, guarda. Questa, una con una e una con l'altra. Prendile qua, qua, una qua. Sei pronta? Vai a sciare? O vai a camminare? Sì, o cammini? Attenta, eh. Papà. Ma come sono i cavalli caldi? Ma cosa fai? Hai voluto anche tu la bacchetta? Vai, vai, come si fa con la bacchetta? Fammi vedere. Non mi dai la bacchetta. Dai la bacchetta alla mamma. Non me la dai. Non me la dai. Lago delle Pozze, di Passo San Pellegrino. Con questo ultimo Lago delle Pozze possiamo concludere la gita. Ciao! Alla prossima!